la villa dei Quintili fra Appia Antica e Appia Nuova, all'altezza del casale numero 1092, dove è l'ingresso, è uno dei più importanti acquisti del patrimonio archeologico romano e un autentico evento. Viene aperta per la prima volta dal 28 giugno, con orario 9-19.30, tutti i giorni. Era la più grande, forse 48 ettari, e una delle più fastose del suburbio, di proprietà di due nobili fratelli, che Commodo assassinò nel 182 d.C. La villa diventò la dimora preferita dall'imperatore e ancor più lussuosa. Proprietà dei Torlonia ha rifornito con marmi, mosaici e altri materiali i musei vaticani, il Louvre, la Gliptoteca di Monaco, collezioni private nel mondo e soprattutto la collezione Torlonia. Da qui vengono tanti capolavori ora custoditi nei più importanti musei del mondo. Due grandi colonne in marmo cipollino sono state riportate al loro posto nelle lussuose terme private, nel Frigidarium. Solo dal 1985 la villa è passata, 24 ettari, al Ministero per i Beni e Attività Culturali. La sovrintendenza di Adriano la Regina ha cominciato gli scavi nel maggio 98. La villa campagna, con andamento a terrazze, gode di un panorama affascinante sui colli albani. È in gran parte non solo da scavare, ma da studiare e esplorare. I suoi resti sono stati riprodotti dal Piranesi, dal fotografo Thomas Ashby, da Carlo Labruzzi, una testimonianza preziosa per conoscere ciò che non è più visibile. L'area visitabile si estende oggi dall'Appia Nuova all'Appia Antica, dove era l'ingresso originario alla villa, accanto a un grande ninfeo che nel Medioevo è stato inglobato in un castello con un muro che proteggeva l'ingresso. Un grande giardino di forma simile a un ippodromo, non ancora scavato, probabilmente arredato da sculture, introduceva al settore residenziale della villa, dove gli scavi recenti hanno riportato alla luce una grande piazza lastricata e stanze riscaldate e decorate con preziosi marmi, dove si svolgevano banchetti e festini. Gli ambienti più privati si estendevano verso l'attuale Appia Nuova, con criptoportici, piccole sale termali, disposti a terrazze. Una quinta scenografica di grande effetto oggi in parte riportata alla luce. Le strutture più imponenti sono quelle delle terme, con le aule alte 14 metri e le ampie finestre del calidario e frigidario, collegate da una serie ininterrotta di sale più piccole riscaldate e con vasche per i rituali del bagno, di cui Commodo faceva uso smodato. Bene, ora scopriamo la storia.